È la bandiera dell'OXEN, il centro di educazione sportiva nazionale, che ci ricorda che a Pian di Marsiano si svolge l'ultimo appuntamento della stagione per il tipo pista. Edizione 2016, tra le prove in programma, l'organizzazione curata dal Forte Braccio da Montone, Gran Premio Forte Braccio Forno Pioppi, aperto alle categorie G4, G5, G6 e poi le categorie esordienti, allievi e juniores. E allora cominciamo con la categoria della G4, i più piccoli che si ritrovano in pista e che provano quindi il piacere e il gusto di gareggiare. Samuele Franchi, Albergo del Tongo, davanti a Tommaso Francescangeli della Petrignano, Filippo Agostinelli della Retina fa la terza posizione, Tommaso Marchionni del Foligno Start in quarta, poi c'è Tommaso Spacini, Nestor Marciano, Alessandro Mattioli della Foligno e poi Alessandro Carbè Petrignano, Edoardo Capanni Città di Castello, Giulia Cozzari della Petrignano, Thomas Taddei Vero Club Racing Assisi, Samuele Brunelli e Gioele Alslani del Foligno. E poi andiamo a vedere quello che accade nella categoria G5 maschile e femminile, con la vittoria del ruota libera di Terni con Elia Bacello che corre con il numero 183. Sono una volata e un giro di riposo per quanto riguarda la categoria della G5, la seconda posizione per il rivale di sempre di Elia Bacello, Vittorio Friggi, Narnia 2014, terzo Gabriele Biccheri del Città di Castello, Andrea Cristalli, Albergo del Toggo fa quarto, precede Tommaso Alunni del Velo Club Racing Assisi e poi Samuele Scappini con la Nestor Sea Marciano, Stefan Danut Pegna del Narnia e poi Ciro D'Amato della Petrignano, Alessandro Bruno del Narnia, Riccardo Settini del Bovara, Antonella Coccoletti dell'Albergo del Tongo, Mattia Frappi dell'Arezzo Bike, Pietro Caldarelli della Bovara e poi Raffaele Cosentino, Foligno Start, Damiano Orologio della Petrignano, Tommaso Ferrini, Città di Castello e Matteo Coletti del Narnia. Ci sono anche gli amici di Ripa che sono venuti a dare una mano, che ci hanno aiutato in una serata come questa al Pian di Marsiano. E poi Vladimiro Rellini dà il via alla categoria della G6 con il solito Damiano Condello, Velo Club Racing Assisi, che fa meglio di Valentino Romolini, testa a testa tra Condello e Romolini. Terzo fa Matteo Bennati, Albergo del Toggo, con il compagno di squadra Alessio Cristalli e poi ancora Arezzo con Matteo Gialli Olimpia e poi Gabrio Salomone Albergo del Tongo, Andrea Bentivoglio della Spoleto Bike, Edoardo Burani del Città di Castello, Edoardo Rulli del Assisi Bastia e poi Lorenzo Meloni Albergo del Tongo, Cristian Martucci Olimpia, Filippo Casanova Albergo del Tongo, Sofia Condello la prima delle donne Velo Club Racing Assisi, Thomas Perotti ruota libera, Rebecca Bacchettini della Bovara, Omar Ariri Petrignano, Manuele Cianchella del Narnia, Lorenzo Benedetti Olimpia, Elena Palombi Massa Martana, Marco Izzo Arezzo Bike e poi Pietro Contadini del Città di Castello. E andiamo a vedere la prima categoria, quella riservata agli esordienti del primo anno, perché poi dopo ci saranno anche le donne esordienti e andremo a raccontare anche loro con la donna junior eccetera eccetera. Però intanto andiamo con quelli che sono la categoria degli esordienti per il primo anno, categoria esordienti con la vittoria di Riccardo Ricci della Petrignano davanti a Tommaso Rondini, Forte Braccio da Montone, che aveva vinto il giorno di Ferragosto a Colfiorito.
terzo è Matteo Laloni della Fortebraccio da Montone, il compagno di squadra, e poi Lorenzo Pellegrini, Albergo del Tongo, insieme ai compagni di squadra Luca Testi, Filippo Corda e Valentino Fattorini. Raffaele Mosca della Pedrignano fa ottavo davanti a Samuele Silvestri del Foligno, decimo Alessandro Marchi, Albergo del Tongo, e poi Tommaso Graverini, Aretina. Giacomo Mattioli Presenzini dell'Albergo del Tongo, Andrea Micanti Foligno, Alessandro Lucentini del Foligno, Tommaso Passeri Fortebraccio da Montone, Davide Ocone Albergo del Tongo, Manuel Marinacci del Narnia 2014. Esordienti del secondo anno per il Fausto Coppi, la vittoria di Mattia Casadei, che ci siamo abituati spesso a vederlo correre qui in Umbria. Matteo Fiaschi del Pedale Senese fa secondo davanti al compagno di squadra Bernardo Angiolini. Alessandro Pastorelli, Gubbio, il primo degli Umbri, quarta posizione, Michele Loffredo, Fausto Coppi con il compagno di squadra Giacomo Ambrosini, e poi Michele Pompei, Massa Martana, Francesco Mastrangelo dell'Arezzo Bike, per la Fortebraccio da Montone Leonardo Mela, e poi Daniele Guerrini, Daniele Guerri dell'Albergo del Tongo insieme con il compagno di squadra in undicesima posizione Francesco Casalini, e poi abbiamo Simone Danelli del Massa Martana con il compagno di squadra Emanuele Palone. Andiamo a vedere anche quelle che sono le donne esordienti con Letizia Brufani del Velo Club Luciclone davanti a Valentina Friggi Narnia, e poi Martina Severi Luciclone, Asia Ranucci Città di Castello in quarta posizione, Margherita Brufani Luciclone, Chiara Perrina Arezzo Bike, Camilla Rossini del Narnia, e poi Martina Crisanti del Massa Martana. Oltre 100 i concorrenti che partecipano a questa serata a Pian di Massiano. Ricordo ancora una volta l'organizzazione curata dalla Fortebraccio da Montone con il Gran Premio Fortebraccio Forno Pioppi, che dà l'appuntamento poi alla domenica successiva a Mantignana con la gara relativa alla categoria esordienti primo e secondo anno. Tanti, come dicevamo, i ragazzi, tanti gli amici che hanno partecipato, gli amici del XEN, gli amici di Ripa, gli amici della Fortebraccio che hanno dato una mano preziosissima. La federazione l'ha voluta, la chiusura come ogni anno qui sulla pista di Pian di Massiano. Il terreno è stato pulito da quelle che erano le erbacce, illuminazione devo dire soddisfacente anche per fare le riprese, e siamo stati tutti quanti insieme con questa serata. E noi andiamo, come dicevamo, a vedere le categorie allievi con la vittoria di Gabriele Benedetti della Olimpia Valdarnese, che fa un poker con la categoria degli allievi. Secondo Nicola Falcone, terzo Marco Benedetti, quarto David Frequentini. La quinta posizione per l'Umbro Alessandro Nobetti del Foligno, che precede il compagno di squadra Nicolò Cardinali. E poi ancora per Luci Foligno Giovanni Cosentino, che chiude in settima posizione. La Fortebraccio da Montone risponde con l'ottavo posto di Alessandro Cresca, e poi ancora Foligno Alessio Pantalla, Andrea Ercolani della Fortebraccio in decima posizione, Luca Micheli Olimpia, e poi Alfonso Izzo e Guido Draghi, dodicesima e tredicesima posizione per l'Aretina. Raffaele Giorgio della Fortebraccio da Montone precede Tommaso Bazzica del Foligno, Luca Taschini della Fortebraccio, Matteo Ragnanti della Olimpia, e poi Francesco Madrucci, anche lui dell'Olimpia, con il compagno di squadra Filippo Cirillo, ventesimo posto, Gregorio Proietti del Foligno con il compagno di squadra Andrei Piplip, e poi Gabriele Pellizzari. Valentino Bartolini, ruota libera, ventiquattresimo, Elia Minni del Foligno con il compagno di squadra Elia Bronzo, 26esimo, e 27esima posizione per Enrico Cecchini. Guardate quanti sono i protagonisti. La categoria donne allieva con Alessia Radu, Città di Castello, davanti ad Alice Calderini, anche lei del Città di Castello, per l'Arezzo Bike, Valentina Milighetti. Questa è la
classifica lunghissima per quanto riguarda la categoria degli allievi, sia maschile che femminile, così come la donna junior con Martina Cozzari che va a vincere per i colori del Città di Castello, Federica Severi della Valler Bike, seconda posizione, Alice Fortuni del Città di Castello e poi Caris Cosentino dello Luciclone in quarta posizione. Fabrizio Amadio intervista Luca Panichi che è stato con noi questa serata per analizzare, per commentare, devo dire molto 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 piacevole seguire la cronaca di Fabrizio e di Luca che hanno fatto davvero compagnia al pubblico, tanto pubblico c'era questa volta al Pian di Massiano a seguire la corsa. Andiamo a vedere anche la categoria juniores maschile con l'ultimo dato da fornirvi, perché sono davvero tanti i protagonisti di questa serata, poi ci saranno ovviamente le premiazioni, mentre lo vedete gli juniores sono già pronti per essere in pista e per correre. La vittoria va a Federico Rosati della Secom Forno Pioppi, onora nel migliore dei modi la serata organizzata dalla Fortebraccio Forno Pioppi. Secondo è Giordano Burocchi testa a testa con il del Foligno, per il terzo incomodo che è Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mogaiana, e poi ancora Alessandro Trizzolini della Ternana Ciclismo che precede il suo compagno di squadra Alfredo Rutini. Bruno Aslani in sesto del Foligno precede Giacomo Cassarà della Forno Pioppi, Matteo Damiani Gubbio Ciclismo Mogaiana in ottava posizione, Leonardo Galardini del Foligno con il compagno di squadra Samuele Micanti, e poi per il Forno Pioppi c'è Lorenzo Biagiotti, Gubbio Mogaiana Davide Giorni, Alessandro Ingrassia per il Foligno in tredicesima posizione, per Gabriele Biondo del gruppo ciclistico Almo 14esimo, e poi Mirko Venturi Gubbio Mogaiana, precede Gabriele Boscarini della Ternana Ciclismo, ancora Gubbio con Samuele Reggidori in 17esima posizione, 18 è Mirko Sargentini della Ternana, e poi Diego Tortori Gubbio Mogaiana in 19esima posizione, 20esimo finisce Luigi Chiocci del Foligno, e poi abbiamo ancora Mattia Lattanzi Ternana e Alessio Tognelli Gubbio Ciclismo Mogaiana per questa avventura della categoria juniores. Eccola ancora una volata, avete visto i tre protagonisti della serata, Rosati, Burocchi e Quartucci, che se la sono giocata fino all'ultima volata per questa edizione del 2016. E adesso andiamo a vedere ovviamente come sono andate le cose con la classifica finale per quello che sono le tre gare. Nella categoria allievi a vincere il titolo di campione regionale dopo la terza prova per Umbria Criterium tipo pista è Alessandro Nobetti del Foligno, precede Alessio Pantalla e Giovanni Cosentino, tutti e tre del Foligno, Alessandro Cresca del Forte Braccio e poi Gabriele Benedetti della Olimpia Val d'Arnese per la categoria allievi. Andiamo poi a vedere la categoria donne allieve con Marina Laezza che vince la edizione 2016 del Città di Castello. Sul podio vanno Alessia Radu, sua compagna di squadra, e Alice Calderini, anche lei del Città di Castello. Gaia Cocchioni del Luciclone fa quarta, precede Ressa Spagnolo del Cycling Team Pomezia, Valentina Milighetti dell'Arezzo Bike e Gaia Giampietri della Civitavecchiese. Per la categoria donne junior Martina Cozzari con 55 punti vince l'Umbria Criterium tipo pista 2016, seconda è Federica Severi della Valer Bike, Caris Cosentino Luciclone e Alice Fortuni del Città di Castello. Esordienti donne, e qui c'è Luciclone che domina, Letizia Brufani con Martina Severi e poi le due del Narnia, Camilla Rossini e Valentina Friggi, e poi Margherita Brufani del Luciclone con Martina Crisanti del
Massa Martana, Asia Ranucci, Città di Castello, e Chiara Perrina della Arezzo Bike. Andiamo ancora a vedere quelle che sono le situazioni dopo aver visto quelle che sono la categoria delle donne. Andiamo agli esordienti, primo anno a vincere: Riccardo Ricci Pedrignano se la gioca con Tommaso Rondini e Matteo Laloni, che sono del Montone, Fortebraccio, e la quarta posizione per Raffaele Mosca, anche lui della Pedrignano. Poi i tre dell'Albergo del Tongo: Alessandro Marchi, Lorenzo Pellegrini e Luca Testi. Per quanto riguarda invece la categoria esordienti secondo anno, Alessandro Pastorelli, Gubbio Ciclismo Mogaiana, con 32 punti alla fine vince su Federico Tardioli della Fortebraccio da Montone, con il compagno di squadra Lorenzo Celestini sul podio, Emanuele Palombi del Massa Martana quarto e Mattia Casarei del Fausto Coppi in quinta posizione. G4 con Foligno Start, Tommaso Marchionni, vincitore del Umbria Criterium tipo pista, e poi Tommaso Francescangeli della Pedrignano, terzo è Tommaso Spaccini, Nestor Masciano. Nella G5 per il ruota libera Elia Baccello con 40 punti, Gabriele Biccheri va a 26 in seconda posizione, Tommaso Alunni Velo Club Racing Bastia Assisi, e poi la quarta posizione per Samuele Scappini della Nestor, quinto è Pietro Caldarelli della Bovara. Nella categoria G6 la vittoria di Damiano Condello, Velo Club Racing Assisi Bastia, con 40 punti, Valentino Romolini con 28 va in seconda posizione per il Città di Castello, Thomas Perotti in terza posizione per il ruota libera, e poi Andrea Bentivoglio Spoleto Bike, Rebecca Bacchettini la prima delle donne per il Bovara Cycling Team con la quinta posizione. Questa è dunque la classifica del Criterium tipo pista 2016. Siamo arrivati alla consegna di quelli che sono i trofei e le coppe che l'Oxen ha gentilmente offerto in una serata come questa. Ringraziamo il presidente regionale dell'Oxen Fabrizio Paffarini per il suo gesto, c'era il presidente provinciale dell'Oxen questa sera a darci il saluto, e queste sono le immagini ancora una volta relative alle partenze, a quella che è stata la serata. Enzo Amantini consegna i trofei per la categoria delle donne, e devo dire che è stato anche un minuto di silenzio, era proprio il giorno del terribile terremoto che ha colpito la provincia di Rieti, la provincia di Ascoli Piceno. Il terremoto dell'Appennino umbro, laziale e marchigiano, e si contavano le vittime un po' per volta durante il corso della nostra serata. Per ricordare quella triste sciagura, un minuto di silenzio per onorare le vittime, per ricordarci di quella terribile sciagura. Ma la corsa è questo, lo sport è questo, lo sport ci deve dare anche la voglia e la fiducia di guardare avanti e di dire ci impegniamo per un mondo migliore di sport e correttezza.